Allora, al momento le cose stanno così. Manca l'assessore all'urbanistica, da 5 mesi il comune non ha capo di gabinetto, ha perso la Raineri, Minenna, la Muraro, Marra arrestato per corruzione, Romeo indagato, vertici di Amatac che hanno lasciato, De Dominici sarà revocato immediatamente, insomma l'idea che ne esce fuori è quella del caos. Come ne uscite? Ma tre quarti delle cose di cui ha parlato, in realtà arresti, ad esempio, corruzione, tutto non riguarda l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, ma amministrazioni passate, Alemanno e Marino. E ne usciamo lavorando, pensando ai problemi dei romani. Scusi? Però riguarda la giunta. Beh, riguarda la giunta nel senso che sono dei funzionari del comune di Roma, che noi, come abbiamo già detto più volte, magari abbiamo sbagliato a dargli alcuni incarichi, ma detto ciò fanno parte di i reati che gli vengono contestati, fanno parte di altre cose. A me mi viene da ridere a pensare che questo sia il caos quando noi ad esempio ci troviamo a Siena, proprio perché grazie alle scelte di Renzi Monte dei Paschi sostanzialmente fallita, la stiamo ricapitalizzando con soldi dei cittadini italiani e con 3,4 miliardi di perdita soltanto nel 2016. Però questa sembra quasi una sciocchezza rispetto al caos romano, caos che non esiste. Le periferie le stiamo sistemando, a parte il piano buche stradali, parte il piano per dare a Roma anche uno stadio come si vuol fare, però farlo però in modo che però sembra non piacere tanto alla vostra base come progetto, quello dello stadio della Roma. E con la calma, visto che siamo lì da soltanto 7 mesi. Sembra non piacere tanto alla base. E ricordiamo agli italiani che non abbiamo mai messo ancora, fortunatamente, con tutti gli scongiuri, le mani in tasca agli italiani come hanno fatto gli altri prima di noi. Quindi questo lo dobbiamo sempre chiarire, secondo me, perché è importante dirlo. Tutto quello che lei ha detto, non c'è un euro tolto dalle tasche degli italiani da parte del Movimento 5 Stelle. No, ma questo senza dubbio, però rimane il fatto che... No, diciamo, però è importante. È importante, però rimane il fatto che c'è una città che è un po' allo sbando. Questo almeno lo ammetterà. Beh, non credo che sia allo sbando per i 7 mesi di Virginia Raggi. Non che sia facile governare Roma, questo l'abbiamo sempre ammesso, no, non lo ammettono mai detto, anche gli altri sindaci, altro, non eccetera. Detto però... anche voi, e siamo d'accordo, per carità, non vi stiamo accusando di questo, però dire che la città è allo sbando per questi ultimi 7 mesi non mi sembra esattamente la descrizione esatta delle cose. Certamente e purtroppo però ci si concentra su tante cose che non è il lavoro della Raggi. Detto ciò, siamo ripartiti. Dateci del tempo e vedrete quello che succede a Roma e come sarà cambiata questa città che viene da 30 anni di mala politica vera, quella di mafia capitale, non quella del caos politico dettato poi da... Non so, dal mainstream probabilmente. Senta, ma è vero che quello che è accaduto, dà ragione a Di Maio quando dice che quello che è accaduto ieri, lo scontro che c'è stato con i giornalisti che hanno pubblicato quelle chat, eccetera, è un modo per fermare lui, in qualche modo per fermare il Movimento 5 Stelle? Guardi, c'è un piano preciso da parte di una parte della stampa, non vogliamo demonizzare nessuno, che è quello di colpire i volti più noti del Movimento 5 Stelle per delegittimare l'azione politica del Movimento 5 Stelle. Quello di ieri è un caso emblematico, perché gli stessi 3 giornalisti che erano stati citati da Di Maio nella lettera al Presidente dell'Ordine dei giornalisti Jacopino fanno lo stesso titolo sostanzialmente mistificatorio e delegittimante, invertendo il significato di un messaggio di Di Maio, di cui io vado però orgoglioso, perché, loro avevano perché quel messaggio pubblicato Di Maio scrive alla Raggi, noi dobbiamo utilizzare il metodo 5 e Stelle. La Raggi, ma la chat tra la Raggi e Marra. Ho capito, ma fare il giornalista si prevede che tu abbia la capacità di controllare le fonti, di capire quello che stai scrivendo e soprattutto di non provare a distruggere la vita di una persona senza avere certezza di quello che stai scrivendo, altrimenti il giornalista lo può fare chiunque passi per strada. E allora, siccome c'è un accanimento che va avanti da mesi, noi invitiamo, come abbiamo fatto con Jacopino, invitiamo i giornalisti semplicemente a fare bene il loro lavoro, nel senso di certificare le fonti e tutto, B, di magari riservare lo stesso trattamento a tutti gli altri, perché mentre noi parliamo, sempre qui vicino il ministro Lotti è coinvolto in uno degli scandali più grandi della storia d'Italia, l'appalto più grande d'Europa da 2 miliardi e mezzo di euro, dove avrebbe, secondo le magistratura, favorito persone indagate. Mi sembra che sia molto più grave di questo, no? Vedremo, perché è tutto da verificare anche lì ed è giusto, come dice lei. Però c'è un'indagine da 2 miliardi e mezzo, su di noi non c'è nulla. Ed è giusto, come dice lei, verificare le fonti, questo senz'altro, noi cerchiamo di farlo sempre. È giornalismo.
Senta, voi siete pronti ad andare al voto quando? Subito? Noi l'abbiamo sempre detto, questo è un paese che è ostaggio in questo momento delle correnti interne del Partito Democratico. È stata emblematica la direzione del PD l'altro giorno in cui Renzi vista da voi, vista da voi una scissione tante sarebbe correnti, tante una correnti scissione per mi farebbe banche, comodo probabilmente, no? Perché ha accusato i Puglieti di rappresentare altre banche. E in tutta questa storia il paese vorrebbe andare a votare ed è ostaggio delle correnti del PD. Noi vogliamo andare a votare subito, non c'è dubbio. Una scissione vi farebbe comodo, sia sincero. Ma sinceramente dipende, non ci interessa più di tanto, ma oltretutto dipenderà con che legge si va a votare, con che legge elettorale si va a votare. Il PD è spaccato, è un problema del PD. Noi dobbiamo rivolgerci ai nostri elettori e a chi vuole credere in un progetto politico serio e lungimirante. E come abbiamo detto, puntiamo comunque a fare un voto più degli altri per poter governare con qualunque legge elettorale. Grazie, grazie all'onorevole Di Stefano del Movimento 5 Stelle, capogruppo della Commissione Esteri alla Camera. A presto e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.